Quadristi, eccoci di nuovo. E chi lo ferma più, il vostro Ifero? Eccolo, su potente monociclo. Questa volta lo utilizziamo con delle scarpettine un attimino più aggressive, cioè una suola più rigida. Montiamo il secondo piedino, perfetto, perfettamente allineato, e vi mostriamo un nuovo tragitto che va dal Parco Lambro a Piazza Udine. Dopodiché i tragitti che faccio solitamente sono finiti e quindi andremo a farvi video di tragitti, magari Piazzale Loreto, forse Buenos Aires, cose del genere. Comunque questo è abbastanza impegnativo. A parte lo svincolo, come sempre, sigarettina del ferro. Ci muoviamo col nostro monociclo. Allora, riguardo ai video precedenti, vi dico, tempo col monociclo, se lo spingete veramente, una decina di minuti, tempo a piedi circa 34, capite che da 34 a 10 c'è di mezzo male. In bicicletta poi è sempre un problema, perché con la bicicletta non sai mai dove cavolo andare. Ci fermiamo, notiamo la vecchia pensionata che col rosso attraversa impunemente, ma uè, l'amico Peder, grande Pietro, mitico. Eccoci qua, stiamo andando, stiamo aspettando il semaforo verde da buoni pedoni milanesi. Cazzo, siamo proprio gli unici, vediamo tutti a mano. Vabbè, vabbè, fa niente, noi resistiamo, aspettiamo il verde. Praticamente fate conto cosa, si sta fermi solo per un semaforo, è una roba brutta. Ripartiamo, ci accingiamo al Basellino, hop, praticamente flessione delle ginocchia, sorpasso della vecchia, e cerchiamo di raggiungere la giovane ventenne. Un saluto, signorina, per la stampa, saluto, saluto, brava cara, hai visto che vi ha salutati, ragazzi, grande il monociclo, grande. E adesso affrontiamo giovane famigliola che con vecchietta dietro, grazie signora. Ragazzi, ciao caro, è un mito camminare per Milano, spettacolare. Adesso dove andiamo? Boh, si fermeranno, si gireranno, niente, manco più cazzo. Eccoli qua, e siamo arrivati all'Esselunga. Ma che bella l'Esselunga di Via Fetta, va, 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 gustatevi. E fate conto che questa è una delle piccoline, giusto per chi non sia di Milano, quindi non si è abituato a questo. Andiamo, marciapiedi, pali, palette, buchi, tombini, attraversamenti pedonali, disaster. Devi stare attento a tutto, veramente, guarda, si vanno, si fermano, va la velocità, opla, e via. Capite che in queste condizioni il mezzo di trasporto cittadino, 20 km orari, cioè siano una follia, ma una follia vera. Ogni tanto si può anche fare semplicemente perché i freni funzionano molto bene, ma è una pazzia, cioè un giorno su due si stira un pedone. E adesso ci stiamo appropinquando la nostra cara Piazza Udine. Praticamente siamo su da 3 minuti, è un tragitto che a piedi ce ne vogliono 8 e mezzo, 9 circa, e noi con grande calma col monociclo l'abbiamo fatto in 4. Arrivati a Piazza Udine, cosa si fa? Se uno vuole prendere il metro, scende dal metro, cioè scende dal monociclo, ci siamo inchiodati, siamo ripartiti, sempre grazie ai fantastici parcheggi dei milanesi, che veramente fanno delle cose che sono impensabili. Adesso eccoci arrivati in Piazza Udine, adesso percorreremo, andremo fino in via Pordenone. Giriamo a sinistra, facciamo la nostra piazza, e poi in Piazza Udine si viaggia bene, diciamo che Piazza Udine, Piazzale Loreto, a parte il grande traffico, qui a onor del vero vi diremo che abbiamo tirato un tombone, ragazzi, che rasente i limiti dell'incredibile. Eccoci poi, una volta che voi conoscete abbastanza bene il percorso, vi assicuro che non fate neanche tanta attenzione. La cosa importante è la prima volta che affrontate un percorso
guardate bene che non vi siano delle grosse buche, perché tanto potete prendere una storta andando a piedi, tanto potreste cascare dal monociclo. Cioè, se non guardate dove mettete i piedi, su strada di sia stata, avviene il disastro. Come potete vedere, il controllo del monociclo è veramente semplice. Vi ricordo, in condizioni di questo tipo, con tanti negozi a sinistra, bisogna andare piano perché escono come i pazzi, e voi andate via tranquillamente senza nessun problema. L'unica vostra preoccupazione, ma una preoccupazione relativa, come dire, camminare penso se non cascare a sinistra o a destra. È ovvio che ti bilanci, ma tantomeno penso che una persona, quando cammini, pensi di non cascare a sinistra o a destra, semplicemente lo fa e gli riesce bene. Signori, siamo arrivati alla nostra destinazione, dal Fero, partenza Parco Lambro, arrivo via Casoletta. Un saluto col monociclo, sempre numero uno. Ciao ciao. Guarda che bella ripresa. Ciao ragazzi.